Amici, buonasera! Ciao Franci, buonasera a tutti! Ciao amici, come state? Siete pronti? Linda, ciao! Ciao Dani! Ciao a tutti! Allora, ciao classe, eccoti! Irene, buonasera! Ciao Simo! Anche per me è bellissimo vedervi. Sono ancora cottissima, vi giuro. È stato un viaggio pazzesco, è stata un'esperienza meravigliosa, però ho bisogno, penso, di una settimana per riprendermi. Oggi sono molto cotta, stamattina ci ho messo tipo 4 ore la mattina per riprendermi. Però va tutto bene, sono molto contenta di vedervi questa sera perché abbiamo un super focus per tutto il mese di febbraio. Abbiamo già fatto un workout con questo focus cardio detox, quindi preparatevi perché dovrà essere un allenamento dinamico con poche pause dove vi dovete veramente dar da fare. Sono stata chiara, vero? Quindi vi lascio piano piano entrare, vi dico che avete bisogno soltanto di un tappetino, perciò nulla, né elastico né pesetti, ma soltanto tantissima concentrazione e determinazione per fare gli esercizi con un bel ritmo e con una postura corretta, un allineamento del corpo corretto per fare degli esercizi efficaci e non a cavolo e non a caso, così come la gamba va di qua, chi se ne frega, lasciala andare. Invece no, devi concentrarti. Non vedevamo l'ora. Ciao Paola! Allora, iniziamo piano piano a riscaldarci, va bene? Non potrò mettere purtroppo la musica forte perché sapete che l'ultima volta ci ha buttato fuori. Però un po' di sottofondo la mettiamo. Allora, vi aspetto come direttamente in piedi, così iniziamo piano piano a riscaldare tutto il corpo. È un focus impegnativo, perciò vi prego di riscaldare il corpo subito dal riscaldamento con dei movimenti ampi. Non sottovalutate il riscaldamento. Io ho già iniziato a fare una piccola leggera corsetta sul posto e ti aspetto con 4 respiri grandi e fuori l'aria. Inspiro, espiro, ancora in, fuori l'aria, ancora in. E continua con questa corsettina, ma fai pugno e vai su e giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e andiamo a fare dei pugni forti, vieni con me, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ritorneremo con la corsa, ma per adesso andiamo a fare sulle ginocchia, fammi queste ginocchia con andamento, quindi vai indietro e vai in avanti e usa bene le braccia, avanti e indietro. Iniziamo piano piano a utilizzare anche la coordinazione, vieni con me, su, 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 vai, ancora, 4, 3, usa le braccia, su bene le ginocchia, schiena dritta. È il ginocchio che deve salire, non il tuo petto che va verso il ginocchio, schiena dritta. Vai con il tallone, fai la stessa cosa, indietro e in avanti, più dinamico, 8, 7, vai, 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 6, spostamento, vai avanti e indietro, spostati bene, schiena dritta, guardo avanti, palmo sul fianco. Vado a fare delle rotazioni dell'anca, movimento grande, passa bene all'interno, 4, ancora 3, siamo a 2, ok, ritorniamo.
Le gambe sono sicuramente già molto più sciolte dell'inizio. Respiro, attivo l'addome e iniziamo a fare delle rotazioni grandi. 5, 4, 3, 2. Molto molto bene. Apri le gambe sotto il livello dei fianchi e iniziamo a portare il braccio alla gamba opposta. Usa le braccia, guarda avanti e vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fermati in centro, lascia le punte all'esterno, braccia alte e scendo. 2, 3, 4, 5, 6. Piano piano il battito cardiaco sta salendo, quindi vieni con me. 2, fermati giù, scendi e sali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Girati, girati, girati. Piega la gamba davanti, braccio opposto avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambia, cambia, cambia. Vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Molto bene. Ritorna con la corsetta. Inspiro e fuori l'aria. Usa le braccia. Usa le braccia, eccomi, eccomi in questo, ok? Vai. 2. Mi fai un'altra. Fammi un'altra, fammi un'altra. Ok? Braccio gamba opposta, dinamico. 2, 3, 4. Usa le braccia. 6, 7, 8 ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vieni come giù a terra, quattro volte il gatto, schiena bella dritta, allontanati da terra, in arco, inspiro, guarda l'ombelico, inspiro, fuori l'aria, ultimi due, espiro, ultima, in, es, molto bene, vai nella plank, retroversione del bacino. Appoggia le ginocchia, stendi, ginocchia, fuori l'aria, ginocchia, espira, gli ultimi tre, retroversione del bacino, testa in linea con la colonna vertebrale, stendi bene le ginocchia, resta qui, 8, 7, 6, respira fluido, 5, 4, 3, 2, cammina con i piedi verso i palmi, retroversione del bacino, una vertebra alla volta, sali, scendi una vertebra alla volta, piega le ginocchia, sali, scendi, srotola la schiena pezzettino per pezzettino, metti sempre più flessibilità sulle anche, su tutta la colonna vertebrale. Ok, lascia le gambe aperte e andiamo qui, 4, 3, 2, ultima, vai a toccare, palmo gamba opposta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fantastico, vieni su, abbiamo 30 jumping e iniziamo, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devo dire che in questo progetto che ho fatto alle Isole Canarie e che voi un pochino avete visto nelle mie stories, ho iniziato ad apprezzare questo focus. Parlo del cardio. Non è che era uno dei miei preferiti, ma durante questo progetto che ho girato lì video workout, cardio è diventato uno dei miei preferiti. 3,
tantissimo. Vieni su, prepariamo il cronometro e abbiamo la plank. Guardami solo un attimo, te lo faccio vedere due volte, poi iniziamo insieme, ok? Palme in appoggio, vado un piede alla volta vicino al pavimento, ritorno, apro dinamico due volte fuori dal tappetino, vicino, allungo, apro, apro. In tutto ciò, spalle sopra i polsi, movimento dinamico, retroversione, nessun tipo di estensione sulla colonna vertebrale. Questo esercizio è uno di quelli che vorrei vedere il video da voi. 4, 3, 2, si parte, via. Un piede alla volta, ritorno, apro, apro. Inizia con sinistra, poi destra. Quindi vai una gamba alla volta, apro, apro, vado, spingo, spingo, cambia, hop, hop, apri, apri. Continua, spalle sopra i polsi, retroversione del bacino, via, spingi. Non alzare il sedere, hop, hop, apro, apro, via, via, su, su, vado, 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 continua. Per il primo esercizio abbiamo un minuto di lavoro. Mancano 10 secondi. Finisci con me. Vado, ultima. E stop. Wow, devo dire che questa plancia ha fatto subito spostare fuori dalla comfort zone. Ti aspetto su in piedi con me. 45 secondi di lavoro. Tocco terra, apro le braccia laterali, tocco, apro, 4, 3, 2, parto, apro, 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 guarda avanti, testa in linea con la colonna vertebrale, schiena dritta, siete the active people, perciò sapete già che la schiena goba non va bene. Quindi piegate bene le gambe, testa in linea con la colonna vertebrale, espiro, e vieni, vieni, hop, hop, vieni, vieni, 5 secondi, e rilasso, wow, molto bene, terzo esercizio, sempre 45 secondi, due volte corsetta, ginocchio al petto, due volte tallone. E intendo questo. Uno, due. Uno, due. 45 secondi, sarà bello tosto. Si parte. Uno, due. Uno, due. Vieni. Sali, sali. Devi toccare con le ginocchia il palmo. Oppure con il tallone, dietro, sali, sali, ancora, sono gli ultimi 15 secondi, non ti fermare, non ti fermare, adesso finiamo insieme, wow, andiamo giù, vieni. Guardami. Sono qui. Gambe tese. Braccia alte. Salgo. Gomito ginocchio, palmo punta. Scendo. Gomito ginocchio, palmo punta. 3, 2, 1, un minuto di lavoro. Via. Hop, hop. Calma, scendi. E hop, hop, calma. Via, via, via. Lenta la discesa. Provate a dare questo ritmo insieme a me. Scendi. Su sedere. E scendo. Su. E via.
Andiamo, andiamo, andiamo. Questo è un bellissimo esercizio, dai. Assolutamente non ci si può fermare. Stop. Wow, bene. Ti ascolto in piedi. Abbiamo una pausa attiva dove andiamo a fare uno spostamento e toccare con il palmo fuori dal tappetino, schiena dritta anche qui quando scendiamo. Pausa attiva, parto, scendi, 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 schiena dritta, respira. La pausa attiva ci aiuta ad andare avanti, ma nello stesso tempo bisogna recuperare un po' di fiato. Quindi, leggerezza nei movimenti, respiro, fluido, scendo, continuo a guardare avanti, a mantenere la schiena dritta e a recuperare un respiro più leggero. Scendi, scendi, fai lavorare comunque tutta la parte inferiore del corpo. E rilasso. Si beve e si inizia da zero. Vai, vieni con me. Come sta andando? Ditemi solo come sta andando, così possiamo ripartire da zero. Rifaccio la coda e si riparte, ok? Bene, ciao, eccoti! Grande! Quindi sta andando tutto bene. Allora, rifacciamo tutto da zero, avete capito di cosa si tratta? Adesso, vai Irene! Floriana, ma cosa dici? La Flo dice, ma solo io sono morta al primo round. Siamo tutte... Ciao Gio, recupero domani perché sto ancora lavorando. Chiara, ciao! Siete in tantissimi che recuperate nei prossimi giorni. Ho ricevuto una marea di messaggi e aspetto ovviamente come sempre il vostro feedback appena recuperate questo workout. Andiamo a vedere ragazze tutto da zero. Mi raccomando, l'esercizio adesso l'avete capito. Fate tutto con più cattiveria. Datevi da fare e provate in poco tempo a fare degli esercizi fatti meglio, non solo dinamici, ma fatti meglio con tutto il corpo. 3, 2, 1, plan, scendiamo, retroversione mia, un piede alla volta, apro, due volte apro e chiudo, cambia, vado, apro e chiudo, vieni, vieni con me, hop, hop, via, e via. Vai, vai, stendi, stendi, apro. Fammi vedere qui come ti brucia bene l'addome, come le spalle si stanno rinforzando. Via, via. Senti bene l'addome come brucia. Fai bene la retroversione. Non alzare il sedere, so che ti verrebbe da alzare il sedere, ma non lo devi fare. Resta in retroversione con le spalle. Sopra i polsi, 10 secondi, hop, hop, apro, apro, via, e via, su, su, apro, apro, via, via, ok, 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 wow, nessun tipo di pausa, ma semplicemente si passa al secondo esercizio, tocco terra, apro, via, tocca, guarda avanti, braccia laterale, apri, apri le gambe, in, fuori l'aria, hop, apro, apro, espira quando sali, la respirazione ti deve accompagnare dall'inizio alla fine dell'esercizio, in, in.
come lavora. Respira e sali. Dai, 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 approfittiamo di questi esercizi. Portiamo a casa. Sono gli ultimi. E stop. Wow. Andiamo giù a terra. Faccia verso il soffitto, siamo supini. Gomito, ginocchio opposto, palmo, punta. Partiamo, via. Hop, hop. Io sono già partita, vieni con me. Tocco e vado. Hop, hop. Vai giù con le braccia, allunga. Movimento ampio. Tocca gomito, ginocchio. Allunga. Stendile nel tuo ginocchio. Adesso. E inspira, vado, hop, hop, butta l'aria fuori e scendi, via, via, respiro, sono gli ultimi 15 secondi, non rallentare il ritmo, finiscilo con me, e stop. Wow! Ah. Sui piedi! Pausa attiva, pausa attiva! Partiamo! Tocca! Vieni, vieni! Fuori! Fuori! Spingo! Hop! Scendi, scendi, schiena dritta, testa in linea con la colonna vertebrale e respiro. Ancora, molto importante utilizzare la respirazione, ti aiuta a recuperare molto più veloce, ti dà più forza. Mancano 15 secondi, sono gli ultimi. Poi abbiamo una piccolissima pausa e iniziamo con la seconda parte del nostro workout. Ok, ok. Wow, mi è piaciuto questa prima parte. Ok, ci riprendiamo. Devo dire che anche nella seconda parte bisogna darci da fare. Respiro. Se non sei già rossa, se non hai la coda scombinata, vuol dire che puoi fare di più. Vuol dire che sei ancora nella tua comfort zone. Ma questo penso che lo sai già. Coda scombinatissima. Grande classe, a forza! Ragazzi, rifacciamo da zero tutto. Va bene. Mari, buonasera. Lo sapevo che prima o poi ti saresti presentata al nostro workout con un focus favoloso come il cardio detox. Sei un po' furba, ti sei presentata direttamente alla seconda parte, ma visto che mi hai mandato un completino così bello, guarda come... come bello, ti posso perdonare. La Marica è la mia capa, ragazze, qui a Freddi. Fate, mi raccomando, dite solo cose belle, buone, dite che siete contente. Ciao Mari, noi iniziamo la seconda parte. Allora, comandos e apro chiudo una gamba alla volta nella plank. State dicendo cose belle, vero? Brava Paola, rossa come un peperone. Allora, guardami un attimo con il comando. Cammino. Ok, scendo con il gomito sinistro, destro. Apri una gamba alla volta. E gomito. Non camminiamo più indietro, ci fermiamo sempre nella plank. Facciamo 30 secondi solo con sinistra, poi vedo il cambio, facciamo solo con la destra. Andiamo a vedere se abbiamo capito. Guarda un attimo, sei qui. Sinistro. Sinistro,
scendo, salgo, apro, apro, scendo, vado, apro, apro, vieni, vieni, andiamo a lavorare un po' di più sulla parte superiore del nostro corpo, sul core, con un ritmo bello dinamico. Butta l'aria fuori quando stendi le braccia, adesso fuori l'aria, hop, ultima, cambiamo il braccio destro, scendi, apro, apro, è tanto che non facciamo i commandos, via, approfittiamo oggi, so che lo adorate, vero? Ancora, ancora, vieni, e vieni, scendi, scendi, vai, vai, su, 10 secondi, butta l'aria fuori, hop, e hop, ultima, e su, hop, e hop, wow, avete gridato alla fine? Perché se non avete gridato vuol dire che è andata così così. Guardate adesso mentre tu ti riprendi un attimo, faccio un affondo, scendo, saltello, e un affondo senza saltello, un affondo con saltello e un affondo senza saltello, andiamo a vedere, 45 secondi, vai, sali, senza, scendi bene, saltello, braccia, senza. Quando scendete avete calma, avete pazienza e fuori l'aria. Saltella, hop, calma, senza. Usa le braccia, hop, senza. Inspiro, saltella bene, senza. Fuori l'aria, hop, scendi. Vieni, 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 hop. E cambiamo, rilassa la gamba, andiamo, 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 si cambia, non c'è la pausa, e via, scendi, saltella, quando vai giù controlla, sali, adesso controlla, schiena dritta, fatemi vedere come hai attivato bene il core, come utilizzate bene le braccia, e spingo, e su, sali, fuori l'aria, sali, ancora, ancora, hop, e spingo, braccia spingono, e stop, bello, vero? Rimaniamo in piedi perché abbiamo mia. Due per parte, braccia alte, andiamo qui, hop, hop, destra, sinistra, 45 secondi, 3, 2, 1, si parte, 1, 2, hop, hop, via, sulle braccia, ho bisogno di vedere delle braccia stese vicino alle orecchie, spingo, hop, hop, fuori in aria, hop, hop, sali, sali, sulle braccia ancora, via, 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 ultimi 15 secondi, hop, hop, via, via, spingo, spingo, sali con il ginocchio, allunga le braccia e non fermarti, hop, hop, sali, sali, e stop, manca ultimo. Andiamo giù a terra, perché come sempre, spero che apprezzate, che vi penso, ho messo due esercizi super dinamici per poi mettere uno un pochino più statico. Guardami un attimo, palmo vicino al sedere, sostengo in questo modo la mia schiena, guardo l'ombelico, sforbiciate. Che scendono e che salgono, le scapole sempre su, se per caso ti fa male il tratto cervicale lascia la schiena, la testa in appoggio, se non ti fa male il collo alzati bene perché
Le scapole alzate da terra ti aiutano a lavorare di più sugli addominali e ti aiutano a non inarcare la schiena. Parti e scegli la variante che più ti piace, più senti la necessità di farla. Io vi prego di respirare. La respirazione in questo caso è calma. Inspiro lungo. Espiro lungo. Non voglio vedere delle gambe piegate che fanno questo. Questo non mi serve. Vado. All'inizio del workout vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto ricevere da voi un video con il nostro primo esercizio. Ecco, un altro esercizio è questo. Stop. Wow. Bene. Quindi, certo, se voi volete inviarmi altri video, mi volete taggare nei freddi in altri video con altri esercizi che abbiamo fatto oggi, noi siamo molto felici, ma sono già alla pausa attiva io. Ma questi, il primo è questo, mi piacerebbe vedervi per vedere la vostra esecuzione, per vedere se avete alzato bene le scapole da terra, se la vostra schiena era ben incollata al pavimento, se era inarcato oppure no, e se le gambe erano forti, perché non mi piacciono le gambe mosce. Vieni con me. Scendi. E scendi. Ancora 15 secondi. Piega le gambe. Fai lavorare la parte inferiore del corpo. Scendi, scendi. Non gobba. E stop. Wow. Come sta andando? Siete coscienti che manca l'ultima serie del nostro secondo round? E che dovrà essere il migliore che avete fatto oggi, vero? Vai! Rifate anche voi la coda, perché sono sicura che è scombinata, vero? Eccola, Ale dice, Gio, la coda non mi sta proprio su. Ecco, oggi mi sembra anche giusto, Ale, visto che ieri non ci siamo viste. Oggi ti devi dar da fare. Grande Cri! Ciao Maria! Grande, vi vedo che vi state impegnando. Io bevo e rifacciamo tutto da zero. Andiamo. Sapete la regola? Più forte di quello che avete fatto prima, più cattive di quello che avete fatto fino adesso. Dai, lo fate per voi stesse. Non perdiamo tempo e facciamo del nostro meglio. 4, 3, sono con i comandos. Questa volta iniziamo con il braccio destro per primo. 4, 3, 2, sono già nella planta e sto già iniziando. Destro, apro, apro. Sempre destro, apro, apro. Se c'è qualcuno che ha problemi ai polsi, basta che fa questo. Ok, chi ha problemi ai polsi? Fa solo la plank. Se non hai nessun tipo di problema ti aspetto con me. Ups, mi sono dimenticata di aprire le gambe. Ti aspetto con me e cambiamo il braccio. Vieni. Apro, apro. Apro, apro. Io adoro sentire super attivo tutto il mio corpo, dalla testa al piede. È bellissimo. Sentire come sta lavorando tutto il corpo. In questo caso succede proprio questo. Stop. Wow. Per me era tostissimo. Ok. Affondi. Si parte, si parte, si parte. Saltella. Senza. Saltella, senza, vai, vai, tieni il ritmo con me, scendi, sali, saltella,
spingo, fuori l'aria, spingo, vai, 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 hop, guarda avanti, certamente meglio se c'è uno specchio davanti a te, per poter controllare la postura, cambio, sappiamo, ce lo diciamo da sempre, che lo specchio è un attrezzo favoloso quando ci alleniamo, ci può aiutare a essere migliori, a lavorare meglio. Anche i video vi possono aiutare, provate a registrarvi mentre vi allenate, perché solo così, guardandovi, potete capire se i vostri esercizi sono giusti. Tutti hanno bisogno di vedersi. Può essere anche super allenato o un principiante. Ok? Andiamo avanti con Knee Up, due per parte, tre, due, braccia, si parte. Su, su. Questo è un po' antipatico per quello che mi riguarda, ma l'ho messo apposta. A parte che è un bellissimo esercizio cardio, ma non si può fare solo quello che ci piace. Quindi era una sfida per me stessa questo esercizio. Ho detto, guarda Gio, questo non ti piace, perciò oggi lo dovrai fare. Quando sono andata alle Isole Canarie per il progetto fitness, registrando, ho sbagliato un esercizio. Stop. E i ragazzi del team mi hanno detto, non ti preoccupare, rifacciamo solo l'ultimo esercizio che hai sbagliato. E io ho detto no, rifaccio tutto da zero, ero alla fine, perché chi sbaglia deve pagare. E questo motto, chi sbaglia paga, me l'hanno detto per tutta la durata del progetto alle Isole Canarie, perché dicevano, Gio, chi sbaglia paga. E niente, se avevo sbagliato mi toccava iniziare da zero. Vai, addome, guarda l'ombelico e via. E vado. Comunque è stato meraviglioso allenarsi tutti i giorni. Sono sicuramente stanca, devo ancora recuperare, ma mi ha portato un'energia pazzesca. Erano anni che non mi allenavo tutti i giorni e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Qua a Milano riesco a allenarmi veramente poche volte, spesso soltanto nella vostra compagnia, che è pochissimo. Voi vi allenate sicuramente più di me, quello è sicuro. Pausa attiva ragazzi, in piedi, si parte, tocco, però mi sono promessa di diventare più active di come sono partita, sono tornata più carica. Poi mi aiuta, insomma, anche il tempo che sta cambiando, no? Arriva più luce, più caldo, quindi tutti quanti spero cambierete insieme a me, diventeremo tutti più attivi, ma non solo allenandoci ragazzi, anche durante la nostra giornata, fate che prendete sempre le scale, non l'ascensore, camminate di più a piedi, prendete meno la macchina, giocate di più con i vostri figli, non giochi al computer, ma giochi dove il corpo si muove. E soprattutto non mancate mai ai workout che stiamo facendo insieme.
Che potenza, Gio! Grande Maria! Ragazzi, vi aspetto giù. Wow! Appoggiate le ginocchia. Io sono molto contenta di quello che siamo riusciti a fare. Non andate via, ma fermatevi qui con me per tranquillizzare il battito, per allungare tutto il corpo, che abbiamo bisogno di questi 10 minuti ancora insieme. Quindi braccia avanti, stendo bene, inspiro, apri bene il petto e fuori l'aria. E niente, sono innamorata follemente di questa canzone, anche se so che non ve la posso mettere forte, ma magari arriva poco poco, che è ovviamente di Ed Sheeran, che io sono super fan. Ho visto tutti i suoi concerti in Italia. Inspiro. Espiro. Ultima. In. Espiro. Scioglie le spalle. Lasciati andare. E vado ad allungarmi. Stai qui, guardo avanti. E respira. Senti bene come si allunga il tratto lombare. E cambiamo nella parte opposta. Allunga giù le spalle, guarda avanti. C'è qui in alto qualcuno che tira il mio braccio. Quindi guarda, ti fa questo, ti prende e te lo tira bene sulla diagonale. Quello devi fare da sola. Quindi allunga, guarda avanti, spalle lontane dalle orecchie. E ritorna. Chiudi le scapole, prendi i palmi. Inspiro e fuori l'aria. Inspira. Espiro. Vai con il sedere in alto, gambe parallele. E allunghiamo bene la schiena. Appoggia la fronte al mento. Resta qua. E respiro. Stendi i gomiti. Scivola avanti. No, questa canzone, se non la conoscete, è la nuova. Comunque mi sa che ha fatto il video adesso. E dovete, cioè, la dovete sentire. E scendiamo a volume altissimo, pensando a me. Sono proprio monella ogni tanto. No, però ragazzi, veramente è bellissima. Oh, bene, appoggiamo i palmi sul ginocchio e ci lasciamo andare. Non voglio vedere una schiena inarcata, ma voglio vedere che andate ad allungare lo psoas, quindi ritiro e lascio giù le spalle. Wow, molto bene. Ero molto stanca prima del nostro workout, ma come sempre ci ricarichiamo a vicenda. Devo veramente ringraziare con tutto il mio cuoricino a Freddy per aver mantenuto le nostre lezioni live, perché così ci permettono di stare sempre in contatto e di non perderci sulla strada, ma di continuare a volerci bene. Cambiamo. Vi dico un segreto. Freddy mi ha mandato oggi una cosa bellissima, che non ve la posso far vedere ancora perché non è ancora disponibile sul sito, ma che non vedo l'ora di farvelo vedere quando sarà tutto pronto sul sito. Condividerò con voi la grande bellezza di Freddy, come i bimbi oggi quando ho ricevuto il sacchettino. Bellissimo. Che meraviglia! Respiriamo, ci lasciamo andare, sentiamo bene lo psoas come si allunga. Lasciamo adesso le gambe ben tese, prendiamo con i palmi le caviglie e ci lasciamo andare. Morbido sul collo, sulle spalle, non tenere niente in tensione. Alla fine di questo workout ci dobbiamo sentire leggeri. Sudatissimi, ma leggeri. Sali una vertebra alla volta. Sciogli le spalle. Inspiro.
e fuori aria. Inspiro. Espiro. Tira un ginocchio al petto verso di te. Tiralo, tiralo, tiralo. Qua. Apri bene il petto, respiro. Guarda le mie braccia che sono piegate. Quindi non così. Questo. Questo non... Qua il lavoro può essere un po' sull'equilibrio, ma per lavorare sull'allungamento devi tirare e devi stendere bene la gamba d'appoggio aprendo il petto. Respiro. Respira. Tira adesso con entrambi i palmi il tuo tallone, apri il petto e resta qui. Fammi vedere come si apre tutto e come le tue ginocchia sono unite. Ok? Cri, grazie a te! Grazie mille! E cambiamo. Portiamo il ginocchio al petto. Tiriamo bene, bene, bene verso il petto. Respiriamo. Molto bene. 4, 3, 2, tira di più adesso, tira e resta lì. E vado dietro. Ginocchia unite, petto aperto. Ok, oggi era quindi il nostro ultimo workout con questo focus favoloso. Quindi dal mese prossimo ci aspetta un focus che vi piacerà tanto, che devo dire secondo me è il vostro preferito, il focus preferito di Active People. Non hai finito? Vieni solo un attimo come qua. Proviamo a indovinare, cosa dite? Oggi dopo il workout facciamo il sondaggio. No, il sondaggio, non perché se vi faccio il sondaggio capite subito. Allora, la domanda... Vediamo, io vi faccio la domanda dicendo, secondo voi a marzo che focus faremo insieme a Freddy? E voi mi dite, vediamo chi vince. Giù le spalle. Cioè, quello che gli indizi che vi posso dare sono che è un focus che voi Active People amate. Vediamo, vediamo. Certo, ci sono anche delle persone come... Irene, che per esempio ama tutti i workout, tutti i focus. Vero Irene? Che tu ami tutti i focus? Meno male che c'è qualcuno che... Non lo so, ho detto così, perché tu mi sembri una... che non si fissa tanto, per esempio come la Franci. La Franci ha dei workout, che non, dei focus che non gli piacciono. Anche Maria. Anche Beda, tu ce li hai? Non lo so. Anche Beda mi sembra che non ha tanto limiti, però... Giro. Scopriremo questa sera cosa mi raccontate, voglio vedere. Magari sono io che penso che a voi vi piace quel focus, magari non è vero. Ok, ragazzi, manca pochissimo al compleanno di Active People. Quindi prepariamoci. Spostatevi da destra a sinistra. Aprite bene il petto e fermiamoci in centro. Abbiamo 5 respiri profondi. Fatti con calma, con leggerezza, con le spalle lontane dalle orecchie. Oggi abbiamo avuto un po' più di tempo per allungarci. Quindi in teoria a fine di questo workout dovreste essere in pace corpo e mente. L'ho spiegata molto bene, vero? Saliamo! E fatemi vedere un grande inspiro. Inspiro. E vi ringrazio tantissimo, ragazzi. Grazie mille. Fatemi sapere com'è andata. Aspetto il vostro... feedback, sia io che Freddy, ci vediamo al prossimo allenamento. Bacio, ciao, buona serata.